Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quella... Ameria Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quando ero paggio, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio. Buonasera, benvenuti alla puntata di Tutto nel mondo è burla. Intanto saluto Max che è di là, che è con noi. Ciao Max. Ciao Paolo. Ciao Paolo, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Buonasera. Allora, come avete potuto sentire dalla controsigla, questa sera è un gran piacere avere con noi un grande della lirica. Veramente un grande, è un grande onore avere con noi il maestro Daniele Barioni. Buonasera maestro. Buonasera a voi tutti. Buonasera a tutti voi. Allora maestro, un grande piacere averle qui con noi, è parecchio che cercavamo di fare questa puntata e finalmente ce l'abbiamo fatta. E come aveva sentito abbiamo iniziato con l'addio alla madre dalla Cavalleria Rusticana. Penso che lei sia legato a quest'opera, se non vado errato.
Ma io ho fatto il mio debutto con questa opera. Eh già. Già. Ho fatto il mio debutto a Milano. Infatti l'abbiamo proprio messa per questo motivo. Allora, maestro, senta. Ci racconti un pochino come è cominciata la sua, diciamo, la sua passione e quindi il suo avvicinamento alla carriera, quindi al canto. Sì, io vedevo i film, facevano i film allora di musica, e allora un giorno ho deciso di partire dal paese. Sono partito un mercoledì 21 luglio del 54, sono andato a Milano e lì sono stato, ho studiato 4-5 anni prima di fare il mio debutto. Ho fatto il mio debutto a Milano un mercoledì 21 luglio del 54 al Teatro Nuovo di Milano con la cavalleria rusticana. Oh. Mi sente? Sì, sì, la sento, vada pure, stiamo ascoltando il religioso silenzio, vada pure. E lì è stato un grande successo che ho fatto, perché poi dopo lì in teatro c'era il direttore del Metropolitan di New York. Rudolf Bing. Esatto. Era lì in Italia che cercava delle voci nuove. E come mi ha sentito, mi è subito scritturato per cantare la Bohème. Per cantare Bohème. E così ho fatto. Insomma, quindi è stato un incontro fortunato. Ho fatto le mie cose che dovevo fare, poi dopo sono andato in America. Sì. Arrivo a New York. Alla sera, al Metropolitan, c'era un'opera, un ballo in maschera, con dei grandi tenori di allora, c'era Jussi Björling, c'era tante altre persone lì. E mi sono goduto la recita. Sì. Finisco e vado in albergo. L'indomani mattina squilla il telefono. Nel mio appartamento. Ma non è possibile, che chi mi chiama qua? Certo. Era la segretaria del direttore Rudolf Bing che mi diceva nel suo ufficio. Vuoi vedere un po' che hanno cambiato idea sta gente qua? Niente, prendo il sago e vado al Met. E mi sento chiedere, il signor Bing parlava un po' bene, un po' l'italiano, dice, lei sa la Tosca? L'opera Tosca, ma certo che lo so io, l'ho scritta io, tipo di... se la sentirebbe di cantarla, ma certo, ho detto io, nella mia ingenuità, parlo sempre da allora, certo. Dico sì, ma dico, ma quando dice, oggi, perché c'era la Tosca la sera, c'era l'opera Tosca. Il protagonista c'era malato, così mi hanno detto, malato, e cercavano un tenore e hanno pensato a me. Va bene, dico. Niente, mi ha dato una prova. C'era un grande direttore allora che si chiamava Dimitri Mitropoulos. Sì, è una grande cosa, sì, una grande cosa. E allora, niente. Faccio delle prove, vado in albergo a riposarmi un po', scendo sotto, c'era un ristorante, mi sono comprato un grappolo d'uva e poi mi sono messo nella mia valigetta, che ce l'ho ancora la valigetta, ce l'ho ancora, e vado al mezzo, mi trucco tutto quanto. Al momento arriva il maestro Mitropoulos dice, e mi ha detto, e mi ricordo ancora che mi ricordo allora che mi ha detto, meno male un bel Cavaradossi, non mi ricordo ancora. Ho detto, senta maestro, ma io adesso qui cosa devo fare? Mi hanno detto che lei sa bene l'opera, ha fatto delle belle prove, sono proprio contento. Mi ha fatto un po' di coraggio, capito? Certo. Niente.
niente, è infatti incominciato la recita. E dico che è stato un successo enorme, perché no, nemmeno io allora, parlo sempre da allora, io Certo. non sapevo una cosa del genere. Niente, finisco e vado in albergo. L'indomani mattina mi chiama un mio amico, un basso, Giorgio Tozzi si chiamava, mi Ah, certo. ricordo. Sì, Mi dice, ma hai visto tutti i giornali? Io non sapevo una parola solo in inglese, sapevo Shoemaker, che vuol dire calzolaio. Riuscendo a prendermi, ed infatti è stata una cosa veramente, tutto il mondo ha parlato di me. Ecco, questo è incominciato la mia carriera metropolitana. Senta, maestro, Paolo. la vogliamo sentire insieme a Lucien Le Stelle? Eh? Che dice? Magari. Ecco, la mandiamo subito, vediamo un po', così Perfetto. Sì, facciamo fate così. sentire al nostro pubblico che ci sta chiedendo qui di ascoltarla. Ascoltiamo un attimo Lucien Le Stelle. Grazie. Sì, grazie. Benissimo, maestro, straordinaria questa esecuzione. Quindi lei debutta nel 1956 al Metropolitan, giusto? Certo. Poi da lì, però non si ferma perché fa tantissime esecuzioni, tantissime, canterà tantissime opere al Metropolitan. Ci racconti un po' questa esperienza oltreoceano, insomma, che è stata poi la meta di tanti grandi italiani cantanti, da Caruso a Fertile e fino ad arrivare a lei, ecco, insomma. Ci racconti un po' questa sua esperienza newyorkese. Dopo lì, sempre cambiato, sono diventato mezzo americano, io non so. Sì. Dopo lì, niente, io ho continuato sempre lì perché dopo io da lì ho
ho incominciato a studiare anche altre opere, il Rosen Cavaliere, quelle cose lì, anche quelle opere lì ho cantato, non solo Butterfly e Traviata, e la Tosca, ho cantato. Poi dopo lì mi sono sposato a New York, e sono stato lì. La mia esistenza è stata New York, sono sempre stato a New York, ho contato in tutte le città americane, in tutte le città americane, si faceva le tournée dopo che c'era quel grandissimo baritono, Ettore Bastianini c'era anche, che faceva delle belle cose, con anche Bastianini, una cosa di grande prestigio, una voce meravigliosa aveva quel Bastianini, che mi ricordo, era un vivo lui là, voleva dirla tutta Bastianini. Sì, sì. E poi lì sono rimasto in America così, sono rimasto occupato per un via tournée americano, da lì. Ho fatto in America in doppia parola. Cioè, poi mi chiamavano in Italia per cantare all'opera a Roma, mi ricordo. Sì. Ma sì. Non potevo quei giorni, io dovevo venire in Italia quando avevo finito le mie recite al metro. Allora venivo d'estate e cantavo tante volte alle Terme di Caracalla, mi ricordo. Faccio tante recite anche lì. Tanto cose, e poi niente, io sono stato benissimo, non ho mica fatto una carriera difficile io, sempre stato, ho trovato tutto molto facile io, le cose. La grande carriera che lei ha fatto. Senta, mi toglie una curiosità, maestro, si sente che lei ha un colore bellissimo nella voce, proprio un colore bello pastoso, proprio da classico tenore italiano. Proprio, ma ho letto che lei ha iniziato a studiare come baritono? Esatto, anche lei, tutti dicevano che aveva una voce baritonale perché era avuto un po' scuro, non è la voce chiara, certo. Avevo sempre avuto. E infatti è vero. Infatti quando sono andato a Milano, che mi sono fatto sentire da un maestro, dice lei che cosa sa? Dice io so la Traviata, allora canto di Provenza il mare svolto, dice, e poi me la fa cantare un'altra volta, e poi me la fa cantare un'altra volta, e la fa cantare un'altra volta. Dice ma tu non sei un baritono, tu sei un tenore, mi ha detto questo maestro. Ha capito, infatti, e da lì ho incominciato a studiare da tenore. Ecco, sì, è vero anche questo. Devo dire che comunque quello che si nota ascoltandola, maestro, la sua bellissima tecnica, che lei ha lo stesso colore nel basso che nell'acuto, ed è una cosa che fa un piacere enorme ascoltarlo, perché si sente la facilità di emissione, il colore sempre bello, sempre mai sguagliato, sempre nel personaggio. Devo dire che questo è un grande pregio. Sì, è stato così, mi dicevo, insomma, io mi sono fatto sentire, dicendo che non ero tenore, ed infatti aveva ragione. Certo. Quindi, e poi ripeto, io ho sempre trovato non delle difficoltà, non capisco come è andato, sempre tutto bene per me, mi sono trovato sempre nel posto giusto, al momento si vede. E sono rimasto contento, insomma, proprio da loro. Certo. A Caracalla debutta in che anno? A Caracalla ho cantato tante volte, per me di Caracalla. Il debutto quando sì. Ho fatto tante opere, Cavalli Rio, ho fatto la Tosca, ho fatto tante con un altro soprano, si chiama Antonietta Stella, mi ricordo che ho fatto tante recite. Bellissimo. Mm-hmm. Senta, ma mettere la scala nel 1966. Poi anche questo, e già la scala ho fatto Cavalleria, e poi ho fatto Madame Butterfly con la signora Zeani. La Zeani.
bellissimo ragazzo, se mi ricordo. Senta, maestro, che dice? Lo vogliamo sentire Addio fiorito asil? Che gliene pare? Maestro Barioni? C'è? Maestro? Purtroppo è caduta la linea, adesso la ripristiniamo, intanto mandiamo Addio fiorito asil. Max, apri il Maestro, mi sente? Maestro, mi sente? Maestro? Maestro Barioni, mi sente? Maestro? Ah, qua, aspetti che è caduta la linea, aspetti che faccio rientrare l'altro collega, respirino. Eccoci qua, siamo rientrati, chiediamo scusa che è caduta la linea. Allora, abbiamo sentito intanto... Vai. Sì, volevo appunto dire di questa incisione, è un'incisione, una registrazione video del Teatro Regio di Torino, risale al giugno del 65 e insieme al maestro Barioni nel ruolo di Pinkerton c'era Ferdinando Lidoni nel ruolo di Sharpless del rock americano. Ecco, questa per appunto la provenienza appunto di questa prego Paolo. Allora maestro, ci stanno scrivendo che i nostri radioascoltatori, se ci racconta qualche aneddoto, diciamo, che le è capitato nella sua lunga carriera, ha qualcosa di simpatico che vuole raccontare, che le è accaduto? No, niente, non è accaduto nessuna cosa della mia carriera, è andato Tutto bene, io sono stato bene con tutti. No. Quindi, diciamo, non è nulla. Mai successo qualcosa di simpatico che magari lei si ricorda, no? Nella sua carriera, magari quando cantava nei grandi teatri, no? Gli incontri con i grandi, diciamo, del passato in questo momento, perché per lei era che metteva i piedi sul palcoscenico in quel momento, magari si incrociava con qualche, diciamo, mostro sacro che lei magari amava. Per esempio a Metropolis c'era un basso che era 2,5 metri, si faceva la bohème, sì. Allora gli dicevo: senti Carlo, non starmi vicino, vai più lontano, che io sembravo un bambolino, hai capito? Sembravo un sì. Mi ricordo ancora, sì. Ma maestro,
volevo fare una domanda. Finora abbiamo ascoltato dei ruoli, per così dire, del repertorio verista, Scagni, Puccini. Ma lei ha amato più questo repertorio oppure il Verdi, il Occhielli, la seconda? Qual è stato il compositore che lei ha apprezzato al di là del suo repertorio? Io amavo anche Puccini, per esempio, era adatto più, lo sentivo bene, mi ricordo che c'era la con la signora Tebaldo, abbiamo fatto tante cose che la sentivo, mi ricordo che la sentivo dire: a me piace quando incominciano a fare tran 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 tran, che devo cantare. Sì, io preferivo tutti, Puccini, perché si adattava di più alla mia qualità vocale, e poi Verdi, perché ho cantato anche Verdi, ho cantato anche un ballo in maschera in un Real Met, hai capito? No, certo. Ho fatto anche quello. Sì, assolutamente, anche Traviata, no? Senta, le racconto io un aneddoto. Allora, io avevo il mio papà che mi ha lasciato, diciamo, la passione per l'opera lirica, no? Un giorno lui lavorava alla Camera di Commercio e quindi girava spesso per le fiere, tipo Fiera di Milano, lui stava spesso in giro. E quando ritornava mi portava come regalo le opere. Un giorno mi arriva con un'opera bellissima che io amo tantissimo, che era La Rondine di Puccini, quella con Anna Moffo e con Daniele Barilani. Sì, una cosa eccezionale, perché... io ho cominciato ad amarla lì. Sì, è vero. Edizione RCA, se non ricordo male. Esatto, è una grande artista, sì, senz'altro. Era molto brava lei, abbiamo fatto anche la Bohème, ma non la Metropolitana, abbiamo fatto a Filadelfia, perché lei era di Filadelfia, capito? Ah, certo. Ma è un'incisione che ha fatto storia, che continua a fare storia, perché penso che sia la migliore rondine che troviamo in giro, insomma, almeno per quanto mi riguarda. È un cast bellissimo, lei eccezionale. E se lei fosse d'accordo, io manderei un brano di Rondine. Magari. La mandiamo immediatamente? Sì. Perché dimmi che vuoi. Andiamo a sentire questo. Dimmi che vuoi seguirmi alla mia... Sì. Che è bellissimo. Ascoltiamola, perché è veramente un capolavoro. Grazie. Seguirmi alla mia casa, che intorno all'orto in faccia alla collina, che si risveglia il sole la mattina, ed è piena la sera. Strane.
Maestro eccezionale, veramente bellissima interpretazione. E lo sa come si dice dalle nostre parti quando si sente una cosa di questo genere? Sai niente coré? Cioè, per dire, senti qua che lavoro, veramente una cosa bellissima, una voce squillantissima, è un piacere ascoltarla. Vai, Max. Maestro, maestro, allora io ho trovato, leggendo gli articoli, no, per parlare della trasmissione, anche una citazione di Luciano Pavarotti che l'ha definita tra i tenori di un altro pianeta, capace di cose che in passato sono riuscite solamente a lui e a pochissimi altri. Infatti, quello che voglio sottolineare, questo tuo passaggio dal repertorio da Turandot per Turandot a Rigoletto, Beh, queste beh, cose le ha anche scritte perché c'è la Pavarotti Pavarotti e pochi pochi altri, altri, quindi lei, perché parliamo dal repertori tenore tenore drammatico drammatico a a repertori lirici, lirici, quale quale può può essere essere il il Duvernanto. certo, che differenza, sì. Ma che lei Ma che riusciva lei riusciva anche a interpretare magistralmente l'uno all'altro. Ecco, come riusciva, ad ad ambientare, ad adattare la sua vocalità, anche ai repertori più lirici? Beh, certo, perché cantare Rigoletto non bisogna pompare la voce, bisogna allora bisogna trattenerci, bisogna mettere la voce adatta all'opera, hai capito? Adatta Certo, all'opera. un E tenere diverso. io riuscivo a fare così alle volte, penso. Riuscivo alle volte, davvero, faccio tante volte, mi ricordo. Devo dire, maestro, che poi dopo magari ascoltiamo Rigoletto. La cosa bella è che se uno ascolta, la ascolta dagli inizi della carriera fino, diciamo, a quando ha cantato, la voce è rimasta intatta, segno di una grandissima tecnica, di una grandissima preparazione, no? Immagino che lei studiasse tantissimo. Scusi, non ho capito le No, ultime no, parole. dicevo che seguendola nell'arco della sua lunga carriera, si nota la freschezza della voce dall'inizio fino agli ultimi periodi, insomma, no, che lei ha cantato, perché ha mantenuto una voce intatta, sana. E questo sicuramente è dovuto al grande studio che lei ha fatto, ai suoi maestri che le hanno insegnato magari una tecnica che l'ha preservata, giusto? Sì, ma poi ancora la mia voce è ancora intatta quando io faccio delle cosette tra me e me, Certo, naturalmente. Ma certo. dico, ma non è che fa wow, che balla, capito? Certo, Cioè, maestro, sono un fenomeno. mi sta mettendo in curiosità. Se io capito nella zona dove abita lei, la chiamo e la vengo a sentire perché sarebbe un grande onore. Ma certo, con piacere. La veniamo a trovare perché veramente mi hanno detto che lei è informissima e io non vorrei conoscerla di persona, mi piacerebbe molto. Maestro, Maestro, un'altra cosa cosa che abbiamo trovato, trovato, no, no, nelle nelle varie biografie, biografie, è che lei ha è che lei cantato ha anche di cantato fronte anche al di fronte al presidente presidente John John Kennedy Kennedy alla alla Casa Casa Bianca, Bianca, giusto? giusto? È È una una notizia notizia vera vera oppure oppure no? no. Come ha detto, mi dica come ha detto. Che leggendo leggendo le le sue sue biografie, biografie, lei ci risulta si che ha risulta che ha cantato cantato anche anche davanti davanti al al presidente degli presidente Stati degli Stati Uniti, Uniti, John Oh Kennedy, sì, alla Casa Bianca. a Kennedy, Cioè, con tutto un la po' quella serata, serata che sì. com'è stata? Ricordo che io ho fatto un concerto a Carnegie Hall, mi ricordo, e c'era lui, è uscito quella foto lì, perché è stato lui a chiedermi di fare la foto, eh. Non è che io sono andato là a chiedersi, è stato lui a chiedermi, facciamo Sì, una foto, dice. certo. E quella E sera quella che sera che ricordi ricordi ha della di quella serata? serata? Che... È stata una serata meravigliosa, è stata una grande festa dopo. Sì. C'era anche un soprano che chiamava Billy Smith, anche quello, eravamo lì, una serata meravigliosa, veramente, è vero. Sì. E poi anche mi ricordo, ho fatto la cavalleria, diciamo così, anche al San Carlo di Napoli, che dopo è venuto a salutarmi da Cicca, il famoso regista, mi è venuto.
mi è venuto a salutare, farmi complimenti, dicevo, ha detto che era un grande artista, come se sembrava un meridionale, mi ha detto. Mi ricordo, sì. Ha detto così. Maestro, allora guardi, noi la lasciamo andare, e la ringraziamo tantissimo di questa intervista che ci ha fatto veramente piacere e io mantengo la promessa, la vengo a trovare, eh? Va bene. La vengo a trovare, così mi fa sentire qualcosa, eh? Oh, ok. Va bene, d'accordo. Maestro, tante grazie. Grazie della sua presenza, della preziosissima presenza, è importante e speriamo veramente di poterci incontrare. Maestro, grazie tante, grazie. Grazie, ciao. Bene, eccoci qua. Adesso abbiamo lasciato chiaramente il maestro perché alla sua età l'abbiamo tenuto 40 minuti al telefono e quindi... Beh, insomma non è facile, insomma, no, infatti, quindi sostenere. Non è facile comunque adesso allora, insomma abbiamo capito delle cose interessanti della sua carriera, no? Certo. Questo considerato un po' anche l'erede di Caruso, se non altro per aver spopolato Oltreoceano. Sì, effettivamente sì. La sua carriera è stata Non lunghissima. No. Ci sono state probabilmente delle situazioni extra canto, no? Sì, infatti. Dal palcoscenico, sì. Sta di fatto che già verso la fine degli anni 60 ha cominciato a diradare le sue, è ritornato poi. Dopo è ritornato dopo, sì, è ritornato. Alla grande, ma con una voce solidissima. Ora, senti, io, sai, così, abbiamo ascoltato alcuni brani, adesso ne ascolteremo altri del maestro Barioni, no? Cioè, io la cosa, la mia impressione è quella veramente, no? Come stavo dicendo, come dicevamo insieme al maestro, di una tecnica solida, di un colore eccezionale, di una qualità vocale non comune, no? E qui mi viene in mente il discorso, no? Che facciamo tante volte, che i giovani dovrebbero prendere esempio, no? Anche dal sistema di carriera. Perché io sto leggendo anche un libro che poi presenteremo in seguito proprio sulle audizioni, sulla carriera, le attenzioni che avevano questi grandi cantanti, no? Non sono desuete, diciamo, oggi se i cantanti giovani avessero le attenzioni che avevano loro quando stavano in carriera, forse la voce si svilupperebbe meglio e avrebbero modo anche di avere una carriera molto più lunga. E questo è una cosa che mi preme dire, anche perché ho avuto uno scambio di, no, di vedute su un social con una persona che dice che forse la nostalgia non serve. Qui non si parla di nostalgia, qui si parla di musica, qui si parla di grandi cantanti e quindi forse un po' più di nostalgia ai nostri giovani farebbe bene per, no, proseguire nelle orme di questi grandi che hanno fatto la storia del canto, adesso chi più o chi meno, chi per più anni, chi per meno, però che hanno lasciato un segno indelebile, sarebbe importante. Quindi magari no, certe affermazioni possono essere da un melomane che magari non è non ama lo sviluppo di questa grande arte che è l'opera lirica, insomma, perché oggi i giovani vanno preservati e vanno, diciamo, aiutati a salire sul palcoscenico per starci il più a lungo possibile, perché le belle voci ci sono, vanno solamente non sfruttate, ma vanno fatte no, sviluppare in maniera diciamo, corretta, senza rovinarle. Max, che cosa vogliamo ascoltare? Ma visto che ci siamo soffermati maggiormente sul repertorio, come abbiamo detto prima, verista, quindi abbiamo ascoltato molto Puccini, ma anche Mascagni, Cavalleria Stucana, io andrei verso un Verdi che non è quello che magari si potrebbe pensare, non so, Ballo in Maschera, ma anche Otello, perché nelle corde c'era... Certo. Avuto. Ora, non credo che il maestro abbia mai cantato Otello, probabilmente per sua scelta, non so esattamente, ma andiamo ad ascoltare nel Rigoletto, che è un'opera
principalmente lirica come tessitura e come, come modo di, appunto, di cantare, no? Del sì. Duca di Mantova, quindi che va un po' a scontrarsi con quello che abbiamo sentito fino a... Che vogliamo pochi, ascoltare? Pochi, vogliamo, ascoltiamoci, non so, un questo quella, diciamo, ascoltiamo questo oppure quello. È il sol dell'anima, non so, qualcosa... Non so, vogliamo fare... Io le manderei tutte e due, una molto più spavalda, che è appunto il questo quella, e invece e poi il sol dell'anima per ascoltare bene la linea del canto, la linea certo. melodica. Le mettiamo in fila una dietro l'altra. Così. Le mettiamo in fila, ce le ascoltiamo tutte. Le ascoltiamo. Bene. Questo quello per me pari solo a parte d'intorno, che d'intorno mi vedo, del mio cuore impero non cedo, meglio ad uno che ad alta beltà, la postura avvenenza e quel dono di quel forato ne fia.
Bene, abbiamo sentito il maestro Barioni anche in Verdi, no? In questo bellissimo, questi due brani del Rigoletto, Max, però devo dire che Sì. anche in Verdi, no? Ha il suo perché. Sì, sicuramente. Sicuramente. Era un modo di cantare differente, nella moda dell'epoca, ecco, insomma. Sì, certo. Oggi magari appunto, si mira più al canto lirico, ecco, che un canto duro. Quello che un po' è stato poi Pavarotti, no? Sì, Certo. ha fatto Turandot, ma ha fatto anche Rigoletto e la figlia del reggimento, quindi insomma, ecco, Devo dire forse comunque una voce molto spavalda, molto bella, che comunque molto anche spavalda, sì. esattamente, molto molto spavalda, Sì, assolutamente sì. quindi. Oh, io mi ha incuriosito prima quando hai parlato, che sinceramente non l'ho mai ascoltato in questo brano. Volevo farlo ascoltare, così lo ascolto anch'io per la prima volta, in Sì, Gioconda, è Cielo e quello che Mar. ti Che volevo dici? chiedere. Eh? Ciao Del Mar, Andiamo ad ciao. ascoltare in Cielo e Mar.
abbiamo fatto bene ad ascoltare Gioconda, perché veramente è notevole. Abbiamo sentito il si bemolle finale, bello squillante, proprio fresco. È notevole, è veramente notevole. Penso che se, non so, se esiste una incisione integrale di questo, di quest'opera con Maestro Barioni, però sarebbe molto interessante ascoltarla, se dovesse essere reperibile, perché mi sembra questo un ruolo che si attica perfettamente. Assolutamente, perfettamente. Sì. Adesso ci metteremo a cercarla, perché se c'è, potrebbe essere, se c'è l'opera completa, potrebbe essere da far ascoltare veramente nella domenica dell'opera. Sì, potrebbe sì. essere una cosa interessante. Cercheremo, perché veramente è un ruolo, quello di Enzo Grimaldo, che veramente calza a pennello sulla voce di Barioni. Senti, che dici, vogliamo ritornare a un Verdi? Ma io quasi quasi sì, tornerei a un Verdi probabilmente che calza meglio con la voce di Daniele Barioni. Ernani, io butto la Ernani. Sì, d'accordissimo. No, sì, d'accordissimo. Io... Proviamo ad ascoltarlo, così, cioè proviamo, ascoltiamolo e poi sì, magari facciamo un commento. Sì. Io qui ce lo sento meglio rispetto a Rigoletto, ecco, per sì, esempio, a Duca di Mantova. Devo dire che sicuramente la qualità vocale si avvicina più a un Ernani che veramente a un Duca di Mantova. Io devo dire la verità, che stasera... Per me è come siamo abituati noi ad ascoltare il Duca, certo, oggi. Ma devo dire che io forse nasco, cioè sul discorso di Barioni, nasco su Puccini, nel senso, ecco, ho sentito sì la Tosca, ho sentito, ecco, la Rondine con cui l'ho conosciuto. Quindi in Verdi l'ho ascoltato poco, e devo dire che invece Ernani potrebbe essere una sorpresa per tutti. Vogliamo ascoltare, poi magari lo commentiamo. Certo. Voi
Diciamo che qui ci siamo, no? Più che, come dicevamo noi, questo ascolto massimiliano conferma, no? Un po' quello che dicevamo prima, no? Una voce molto così Certo. spavalda che fa proprio capo al bandito Hernani. Me ricorda moltissimo Mario del Monaco, cioè il modo di cantare me lo ricorda moltissimo. Sì, ha questa tecnica ben rotonda, no? Dove lui non solo ha la voce ben puntata, ma come si dice in gergo, ce l'ha in campana proprio, quindi usa completamente il palato, colorando la voce con questo bel bronzo che si sente nell'emissione. La cosa bella è Una voce. che... Dicevi? No, prego, prego, scusami. No, la cosa bella è che magari oggi potrebbe essere no, una caratteristica non tanto amata dai puristi, ma si sente proprio quello che si chiama la cavata, no? Si sente proprio questo spazio che lui dà per spararci dentro l'aria per fare l'acuto, no? Che esce chiaramente svettante, pieno e ben puntato in avanti, mantenendo la rotondità, insomma, ecco. Sì, è una voce potente, ecco, questo, che, e lui non risparmia assolutamente, non si Assolutamente. risparmia minimamente, la No, tira infatti. fuori con grande spavalderia, tira fuori in maniera quasi ostenta, no? La sua grande voce, la sua Sì, grande voce. assolutamente sì, che comunque domina in maniera eccellente, questo sicuramente. Domina in maniera eccellente. Ripeto, a me ricorda molto il modo di cantare quello che poi è stato Mario del Monaco anche. Sì, infatti. Questo. Allora, Max, siamo arrivati al termine, però prima di lasciarci e ascoltare un ultimo brano di Barioni per chiudere in bellezza, diamo gli appuntamenti. Allora, noi da domani cominciamo a fare le valigie, no, Max? Perché Sì, da domani si ci cominciano cominciamo a mettere, no, maglioni no a preparare. ancora No, il fortunatamente, però qualche costume. camicia, qualche vestito elegante, no, mettiamone, Già, non dai, so. perché si parte per San Marino, dove seguiremo in diretta venerdì e sabato alle ore 21 la finale del concorso nella Tebaldi per il centenario. Venerdì sera, come abbiamo detto l'altra volta, sezione barocco, sabato sera sezione lirica. Noi saremo lì. Venerdì sera ci faremo aiutare anche da Maria Teresa, esperta di barocco. Queste sono lacune che io ho, purtroppo. E poi invece sabato sera andiamo con la parte lirica e nel frattempo creeremo anche altre trasmissioni perché intervisteremo i vincitori. Ci sarà insomma un backstage che poi verrà proposto in seguito. Ricordo che il 23 per gli amici cacciatori c'è la finale della caccia all'opera con diciamo, i risultati della caccia estiva e poi ci sarà probabilmente, vediamo perché come si sta, un domandone finale che lo faremo in diretta, quindi questo è importante. E ricordatevi anche che la settimana prossima terminerà il 24 con proprio il compleanno di Ettore Bastianini. Voi sapete che questo è il centenario, oltre che della Tebaldi, anche di Ettore Bastianini. E il 24 ci sarà una 24 ore dedicata completamente al grande baritono. E poi forse una sorpresa, però adesso non diciamo niente. Comunichiamo anche che si festeggiano i 10 anni dell'Associazione Ettore Bastianini. Noi siamo legati all'Associazione Ettore Bastianini, siamo soci oltre che membri anche del consiglio direttivo, quindi siamo legati a questa struttura, a questa associazione che ci ha accolto fin da subito. E quindi ecco, questo è il programma che ci aspetta. Martedì ve lo lascio così un po' in piedi perché ci è venuta un'idea con Max e vediamo se la riusciamo a mettere in piedi. Lo saprete. Domenica abbiamo l'opera, abbiamo detto la caduta di Magoni, di Courbet, no, no, scherzo. No, veramente c'era un'opera moderna, modernissima, che si chiama... come si chiama? Rumori in scena si chiama. Ecco. Rumor in scena.
Chiaramente chi non è presente il 23 sarà impalato perché stanno arrivando i messaggi, ma io non ci sono. Impalato con il domandone da 20 punti. Così impariamo, vediamo che riusciamo a fare. Bene, vediamo. Insomma, va bene. Adesso ci accorderemo con Massimiliano. I piani dovrebbero essere questi. Allora, Max, con che andiamo a concludere? Ma io andrei con qualche canzone napoletana, no? Io Vediamo metterei un tornasurriento per qua, chiudere. quali sono stati i tenori che non hanno cantato Già. la canzone napoletana. Cioè, da Caruso, Gigli, Domingo, Carrera, Pavarotti, chi più ne ha del Monaco. E quindi ascoltiamo anche il maestro Baria, Bene, andiamo ad nella ascoltare il maestro canzone. Baglione. Oh, Torna allora, su. torna sul riento. Intanto io saluto Max e Io saluto Paolo. un saluto a tutti. I nostri, mentre arrivano degli insulti su WhatsApp, i nostri cari radioascoltatori che ci hanno seguito con grande affetto e pazienza. Un saluto a Buonanotte. tutti e buonanotte. Faccio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quando lo faccio,